E noi andiamo avanti con il volley. Nella Superlega di pallavolo maschile sono scattati i playoff scudetto. Grande sfida tra Milano e Verona, vinta dai padroni di casa per 3-1. Ci racconta tutto Maurizio Colantoni. Parte bene anche Milano, dopo Modena e Piacenza che vincono la sfida di andata, Milano soffre, nell'ultimo terzo e quarto set qualcosa soffre di più, ma poi la va a vincere questa partita contro Verona e la vince giocando nell'insieme una buona gara e questo è l'avvio per Riccardo Sbertoli e la squadra di Roberto Piazza. Com'è questo 1-0? È un 1-0 positivo, è un 1-0 che ci fa sorridere e penso che sia un po' anche frutto, anzi molto frutto del lavoro che abbiamo fatto lungo tutta la settimana. Ci siamo allenati veramente forte con il nostro obiettivo sempre fisso. Oh, bravi noi a spuntarla alla fine sul punto a punto. Cosa significa essere avanti 1-0, anche perché avete visto Verona quanto può reagire e come ha reagito in questa sfida? Verona è una squadra sicuramente tosta, con giocatori molto forti e lo sapevamo, ce l'aspettavamo, infatti forse abbiamo esagerato troppo a sentirci sicuri dopo i primi due set. E questo è un errore che dobbiamo fare tesoro di questo errore, perché non deve assolutamente più accadere. Ai playoff, se avanti 2-0 hai la possibilità di fare un set al 100%, lo devi fare. Però ripeto, bravi noi, bravi ragazzi, sono veramente felice per tutti. È stato un anno difficile, un anno difficile anche per Milano, perché avete giocato tanto tempo senza Patrì, è importante avere un posto di ruolo, no? Sì, Gian ha avuto la sfortuna dell'infortunio e noi l'abbiamo sopportato al meglio come abbiamo potuto e penso che lui sia tornato adesso in ottime condizioni, non possiamo fare a meno di lui, sicuramente è una pedina fondamentale del nostro gioco e sono veramente contento che stia andando così.